Mi è stato domandato con una certa frequenza negli ultimi tempi quanti anni di lavoro mi sia costata la composizione di Ulisse, e la mia risposta è stata invariabilmente questa. Con certezza non lo saprei dire. Ai molti che mi hanno domandato da quanto tempo il personaggio di Ulisse e il suo mondo vivessero in me, ho risposto citando tre date. Primavera del 1941. Mario La Broca, allora sovrintendente del Maggio Musicale fiorentino, mi dà l'incarico di ridurre per le scene moderne e di realizzare la partitura per orchestra moderna del Ritorno d'Ulisse di Claudio Monteverdi. 3 anni prima, nella primavera del 1938, Leonid Mjassin mi aveva proposto la composizione di un balletto sull'Odissea, progetto questo più tardi cambiato e poi definitivamente abbandonato allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ma molto, molto tempo prima, nell'agosto del 1912, quando avevo 8 anni, era avvenuto qualche cosa di molto importante per la mia vita. Avevo assistito alla proiezione di un film che solo recentemente, grazie alle ricerche di una persona amica, ho potuto appurare che era stato girato da Giuseppe De Liguoro per la Milano Film nel 1911. Il suo titolo era L'Odissea di Omero. Che tale film abbia rappresentato un momento fondamentale per il mio futuro risulta chiaro se si pensa che in altra sede, recentemente, ne ho potuto dare una descrizione piuttosto minuziosa, pur avendolo veduto una volta sola e or sono 56 anni. Inutile aggiungere che per me, come per ogni italiano, la figura di Ulisse è quella filtrata attraverso il pensiero di Dante, che lo vede animato dall'ardore di divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore, che lo conduce in vista della montagna del Purgatorio, dopodiché lo fa naufragare. Più in là l'uomo del Medioevo non poteva spingersi, in quanto per lui soltanto chi era stato redento dalla venuta di Cristo o toccato dalla grazia poteva raggiungere la luce. Questo Ulisse dantesco, desideroso di vedere tutto e di sperimentare il bene e il male, costituisce l'idea base del mio eroe. Ma Ulisse è figura eterna, il che significa anche figura attuale, e dirò fra breve come l'abbia trasformato. È stato notato, e con ragione, come l'idea dominante di tutti i miei lavori per il teatro musicale sia la stessa. La lotta, cioè, dell'uomo contro qualche cosa che è assai più forte di lui. In Volo di notte, la lotta del signor Rivière, del solitario direttore della compagnia di navigazione aerea, contro l'incomprensione generale da un lato. Dall'altro, quella del pilota Fabien contro gli elementi della natura. Nel balletto Marsia si assiste alla nota contesa tra il fauno, lo scopritore della musica, e Apollo. Nel prigioniero il protagonista lotta contro l'Inquisizione di Spagna. Nella sacra rappresentazione Iob, il protagonista rivolge a Dio la domanda più impegnativa che mai uomo abbia osato.
Se il signor Rivière ottiene un parziale successo, parziale perché sente di trascinare la catena della sua pesante vittoria, Marcia è completamente sconfitto per aver osato sfidare Apollo. E il prigioniero, nel momento in cui si credeva salvo, cade nelle braccia del grande inquisitore che lo conduce al rogo. Giobbe si pente del suo peccato e riesce col suo pentimento a salvarsi quando ormai tutto sembrava perduto. La lotta di Ulisse è soprattutto lotta contro se stesso, in quanto egli mira a scoprire l'essenza del mondo. Guardare, meravigliarsi e tornare a guardare sembra essere il motto che governa la sua vita. Chi siete? Donde venite? Sono le prime domande che i lotofagi rivolgono a Ulisse e ai suoi compagni. Domande del tutto ovvie, come si vede, ma Ulisse risponde evasivamente. In fondo, giù, in fondo, alla domanda chi sono, non è più in grado di rispondere. Al figlio di Poseidone Dio, al ciclope Polifemo, aveva detto che il suo nome era Nessuno. Il capolavoro della sua astuzia si è rivolto contro di lui. La vendetta di Poseidone, che Omero ci rappresenta per mezzo di furiose tempeste, è stata da me trasformata nel condurre Ulisse a non sapere più con certezza chi egli sia. Certo, assai più appariscente la vendetta descrittaci da Omero, ma non più grave. Ulisse rifiuta di comunicare il suo nome alle ombre, nell'Ade. Prima di uccidere i proci, si limita a piegare il suo arco perché tutti sappiano chi egli sia. Infatti, in passato, soltanto lui era riuscito a domarlo. Una sola volta dirà agli altri il suo nome, quando il re Alcino glielo domanda. Ma un istante più tardi, quasi ripiegandosi su se stesso, dirà: ch'io sia forse Nessuno? Esita prima di pronunciare questa parola e ne sai il perché. Ulisse è la vittima della sottile vendetta di Poseidone che lo fa dubitare di se stesso. In ciò si allontana decisamente da Omero e dall'epos in generale, per trasformarsi in un uomo del nostro tempo, tempo del dubbio, dei perenni interrogativi. Nella mia interpretazione ho mirato a ridurre la figura leggendaria di Ulisse a proporzioni umane. Ho voluto fare di lui soltanto un uomo, il che significa una creatura tormentata come lo è ogni essere pensante. Può darsi che, almeno sino a un certo momento dell'azione, Ulisse abbia perduto qualche cosa della sua eroica grandezza. Egli sa che il suo incontro con i lotofagi non è stato un successo. Molti dei suoi compagni l'hanno abbandonato e si sono perduti per sempre. Né l'incontro con la madre nell'Ade è stato un successo. Circe gli ricorda quanto egli fosse ancora immaturo quando sbarcò nell'isola Eea. E, pacatamente, ma non perciò con minore decisione, gli ricorda di essere stata lei a dargli, con pazienza, con amore, una nuova vita e una nuova giovinezza.
Quando finalmente Circe si rende conto della impossibilità di trattenere più a lungo l'amato, si vendica nel modo sottile, così particolare degli dei, dandogli la coscienza. Sono tentato quasi a dire il senso del peccato. La vendetta che Ulisse compie al suo ritorno in Itaca lo libera dall'ossessione di essere nessuno. Dopodiché potrà far ritorno solo sul mare. Da quanto ho esposto finora, si vede quanto la figura del mio Ulisse differisca da quella omerica. Nel corso dell'epilogo vi si allontanerà sempre più e sempre più si avvicinerà all'uomo del nostro secolo, tormentato da tante domande. Solo sul mare, canuto come il mare, secondo la profezia di Tiresia, si rende conto che dopo tutti gli sforzi compiuti per raggiungere la conoscenza, gli sono rimaste briciole di sapere, vani balbettamenti, sillabe soltanto invece di parole. Guarda le stelle e si domanda come e perché gli appaiano sotto una luce mai prima sospettata. Qui, nel silenzio e nell'assoluta solitudine, più che all'eroe omerico, sembra somigliare al principe Andrei Bolkonski, che, ferito a Pratzen, presso Austerlitz, guarda le nuvole e si accorge che in passato sempre le aveva mirate con altri occhi, il che nel nostro caso significa superficialmente. L'uomo Ulisse, il torturato, sente che gli manca la parola, nell'accezione teologica del termine, atta a spiegargli il perché dell'esistenza. Sembra ormai rassegnato a continuare la vita che ha seguito per tanti anni e a trascinar sé con la catena del guardare, meravigliarsi e tornare a guardare, quando, esattamente nell'ultimo verso, quasi per improvvisa illuminazione, scopre Dio. E questa scoperta lo libera dalla solitudine. Avevo compiuto il libretto da un anno quando alla stazione di Westport, Connecticut, mi avvenne di vedere affissa a una parete una citazione di Sant'Agostino: Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Queste parole, a guisa di postscriptum, si trovano in calce all'ultima pagina della partitura. Perché la prima rappresentazione di Ulisse si dà in lingua tedesca? Negli ultimi anni ho partecipato a vari incontri internazionali, il cui tema era l'opera del nostro secolo, e ho sempre sostenuto che, pur rendendomi conto che la traduzione rappresenti un compromesso, mi sembrava necessaria, in quanto l'opera contiene una vicenda che il pubblico deve essere in grado di seguire. Se poi, cosa che si verifica assai di rado, un'opera viene ancora rappresentata a 40 o 50 anni dalla sua prima assoluta, questo sarà segno non dubbio che è entrata a far parte della civiltà, di quella civiltà che non conosce confini politici o geografici, e ci sarà sempre tempo e modo di ritornare al testo originale.
In Italia Wagner è dato ormai per abitudine in tedesco. Verdi in Germania, almeno nei teatri più importanti, si rappresenta in italiano. Perché la prima mondiale di Ulisse si dà a Berlino? Il sovrintendente Gustav Rudolf Sellner venne a trovarmi or sono alcuni anni, quando, se ben ricordo, soltanto 4 dei 13 episodi che compongono la mia opera erano abbozzati. Il suo discorso fu molto semplice. La Deutsche Oper ha i mezzi artistici per presentare Ulisse in modo degno. La prego di affidarmi la prima esecuzione assoluta del suo work in progress. La prima domanda che gli rivolsi riguardò il direttore d'orchestra e la risposta di Sellner mi soddisfece pienamente. A partire dal prossimo anno, Lorin Masel sarà il nostro primo direttore e Ulisse sarà affidato a lui. Seconda domanda. Chi è il direttore del coro e di quanti coristi disponete? Risposta. Il maestro è Hagen Groll e il nostro coro consta di 120 elementi che leggono la musica. E aggiunse. Il regista sarei io stesso e per quanto riguarda i cantanti possiamo disporre del meglio che oggi si possa trovare. Il nostro accordo si concluse con una stretta di mano. 3 anni più tardi, quando la composizione era ormai molto progredita, il sovrintendente Sellner ritornò da me per domandarmi quale scenografo gli potessi proporre. Voleva un uomo che avesse nel sangue la civiltà mediterranea, non uno che l'avesse assorbita solo culturalmente. Gli proposi Fernando Farulli. Si visitò insieme il suo studio e questa volta la stretta di mano, e molto calorosa, fu scambiata fra il pittore fiorentino e il sovrintendente della Deutsche Oper Berlin. Il tutto, come si vede, avvenne nel modo più semplice che si possa immaginare.